experiencing a temporary delay and has ceased operation. We're unsure how long the delay will be, but hope to be back in operation soon. When we have further information, we'll pass it on to you. Thank you for your patience. Me lo racconti ancora? Ancora? Nome? Attilio Spaccarelli. Titolo? Il signore a rotelle. Il signore a rotelle. Il signore a rotelle. È proprio il titolo. Pretenzioso. Ma guarda che semplice. Basta cliccarci solo. Attilio, non essere insistente. Lo sai che ti dico? Il libro pubblicatelo da solo. Tanto fai sempre di testa tua. Ma io... Cronaca. Faccio cronaca. Ma lei ha mai provato a far entrare una sedia a rotelle in un ascensore? A farla salire sul gradino di un marciapiede? A prendere l'autobus? Almeno su quest'autobus la pedana funziona. Mi si era bucata la gomma. Non avevo i soldi per il taxi. C'è stato il funerale di mia madre. C'è stato un terremoto. Una tremenda inondazione. Niente! Lo giuro su Dio, non è stata colpa mia. Ciao Attilio, come vanno le cose? Bene zia, ormai sono anni che la malattia si è stabilizzata. Fai sempre terapia? Beh certo. Bene, vai anche al nuoto? Due volte a settimana. Bravo, dimmi del lavoro. Le solite difficoltà. Come ti ho detto l'ultima volta, sono emarginato. Non sai come mi dispiace la tua intelligenza così sprecata. Dopo due mesi. Ciao Attilio, come vanno le cose? Bene zia, ormai sono anni che la malattia si è stabilizzata. Fai sempre terapia? Beh certo. Bene, vai anche al nuoto. Due volte a settimana. Bravo, dimmi del lavoro. Le solite difficoltà, come ti ho detto l'ultima volta, sono emarginato. Non sai come mi dispiace la tua intelligenza così sprecata. Chiami uno dei miei assistenti, uno qualunque. Quando le porte dell'autobus si aprono, le persone accalcate là davanti non battono ciglio. Non hanno alcuna intenzione di scansarsi per farmi entrare, né hanno intenzione di scendere. Non sorridono e attendono solo che le porte si richiudano il più rapidamente possibile. Scusi, quest'autobus va a Laurentina? Quale autobus? Questo. Questo non è un autobus. Taxi! In effetti non proprio facile la sua vita. Per non parlare di come è arrivato qui in commissariato. Tutta quella polemica esagerata. La mia? Ma se è stata tutta colpa della vostra ottusità? No, guardi che era lei che si agitava, minacciava, urlava. No, guardi, se è il caso ricominciamo. Spaccarelli, bisogna che lei sia più conciliante. Conciliante io? Ma allora non sa leggere. Ma se la ricorda la scena?